3-0. Pulito. Ciao nella Food Brawl. 6-0. Adesso, ragazzi, vi voglio. No, fermi, oh, prima rapina. Calmi, rapina, ragazzi, rapina. RL ci permette un'altra partita. Non succede, ma se succede doppio thrower e anche la presenza del Supremo in versione Leon invisibile. Attenzione. La partita è interessante. Io devo arrivare pulito in assedio. Intanto questo, ragazzi, me lo mangio istantaneo. Non l'ho ucciso per pochissimo, ma mi carico quasi la ulti. E se riesco a caricarmi la ulti, ragazzi, sulla cassa, se vola. 1, 2, 3. Fatemi caricare la ulti, please. Devo caricarmi la ulti, devo mettere subito lo zetto. Winnie the Pooh. Se metto, ragazzi, Winnie the Pooh, se metto, ragazzi, Winnie the Pooh, fidatevi che ho fatto schifo, perché l'ho messo sul leone. Devo metterlo, ovviamente. Ok, preso. Non l'ho preso però sul finale. Attenzione, non so dove sia Leon, ragazzi. Non so dove sia Leon. Sta dando fastidio RL. Quindi fatemi killare il messia. Sembra una cosa abbastanza blasfema, ma sto parlando ovviamente in termini di game, ragazzi. È bellissimo il push di RL. Si va sulla cassa e andiamo sul 10-0. 10-0. Vai così. Non so se vi ho splittato il video a metà, ma vi chiedo, ragazzi, like, iscrizione, attivate la campanella, supportate codice Grax nello shop, perché Grax parteciperà a tornei competitive, ve lo prometto. Supportate, boys, minimo 15 like per le 15 win. 15 like ce la possiamo fare. Andiamo sulla sinistra. Stessa comp di prima, faccio lo stesso movimento di prima, perché non si aspettano una nida trasversale. Ok, Martin Garrix può fare male. Martin Garrix sicuramente mi dà problemi, infatti sono morto. E diventa più difficile. Il loro team è buono. Forse noi abbiamo la possibilità del jump di El Primo, che ci aiuta leggermente rispetto alla rosa. Preferisco ovviamente il jump dell'El Primo. Però quella nita natalizia non è male. Io devo fare per forza una fight con la nita natalizia. Riesco a colpirla. Se riesco a fare l'ultimo. Eh no, raga, mi serve questo in difesa assolutamente. Ehi, non riesco ad arrivare pulito, raga, assedio. Non penso di riuscire ad arrivare pulito all'assedio, soprattutto per il Dynamite avversario che sta giocando veramente bene. Attenzione alla rosa, cerco di colpire la rosa. Vado con un altro orzetto difensivo. Arriva anche il push da parte. Noi stiamo facendo comunque danni dall'altra parte, eh. Noi stiamo comunque facendo, ragazzi, danni dall'altra parte. 29% buono. Cerchiamo di difendere il primo, dai. Deve andare giù il Dynamite, ragazzi. Deve andare giù il Dynamite. Se schiacciamo il Dynamite, 1, 2. Guarda il nostro di Dynamite. Luccatemi, ragazzi, il nostro 1% no, però, eh. Mo, se scherziamo, è un conto. RL fallo. No. No, 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 non è vero. No, ragazzi, no. Non roviniamo l'atmosfera adesso. Non roviniamo l'atmosfera adesso, ragazzi, per un mancato lancio di orso sulla cassa. Abbiamo perso un player e adesso è tutto quanto da riscrivere. Supportate in questo momento, please. Ho perso anche RLH. Devo ribuildare completamente la squadra. Ho trovato un altro team. Non è male come comp. Loro hanno Penny, non è male per niente. E noi abbiamo il primo e Bombardino. Comunque più o meno ci siamo. Diciamo, la comp ci può stare. Dobbiamo vincere la fight iniziale e cercare di difendere nella maniera più positiva possibile. Ok, Joey mi è andato già giù, ragazzi, e ora diventa difficilissimo. Credo che doveva andare di refresh, ragazzi. Sono in tre sulla cassa. Questo l'abbiamo un po' salutato. Prova a killare il killer Pantera. Ovviamente sono io quello che devo pusharlo per forza, per cercare di non fargli colpire easy. Non gli è entrato il secondo colpo, ottimo. Penny ha fatto un disastro di danni. E il primo si sta avvicinando, ragazzi. La rapina non penso fosse così difficile. Mi serve il Koala per cercare di togliere subito il primo. L'abbiamo tolto il primo, attenzione, ribaltata la situazione per qualche secondo. Push anche Giovi, grande Giovi, via. Danni sulla cassa, danni sulla cassa, danni sulla cassa. Veloce, 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 vai. Cerca di colpire il più possibile, vai. Grande bro, grande. Cerco di fare danni anche io, ragazzi. Mi viene un counter push, ma se vado in difesa non è un problema. Devo caricare almeno l'orso, l'ho caricato. Ok, adesso dobbiamo difendere. Se difendiamo ce la possiamo fare. Tolto il mortaio, bravo, vai Giovi. Cerchiamo di togliere subito Mirrorx. Ragazzi, non me la sento, metto l'orso. Ragazzi, non me la sento, metto l'orso. Giusto per far fare qualche danno agli avversari. Prova a pushare. Ma hanno il mid, ragazzi. Hanno il mid, è un problema. Devo togliere assolutamente Penny. Ok, vai sul mortaio veloce. L'ha sprecato il mortaio al momento, eh. Tira iena ulti. Bravo Flowers, bravissimo. Raga, scusate se la commento così, ma la sento soprattutto questa rapina. Poi in assedio può succedere di tutto. Ma almeno fatemi vedere l'assedio. Almeno fatemi vedere l'assedio. Ok? Sto per bravissimo il counter jump di Giovi. Colpi al centro. È il momento di sfoderare l'orso e si va sull'11-1.
Sì. Ho dato fiducia a questo team e sono stato ripagato. Non stanno giocando male. Ne facciamo subito un'altra e voglio ittare il 12-1. Lo spero. Poi in assedio può succedere di tutto. Partita per la chiusura della rapina. Questa è la terza. Stesse compe tranne per Jesse. È comunque discreta. Però certo la mancanza di un brawler like Bombardino per un troll, una mappa del genere si può sentire, eh? Può sentirsi anche decisamente. Ok, questo ci ha costretto troppo in difesa, ragazzi. Ci ha costretto troppo. Fabio non mi sembra male. Deadshot sicuramente metterà la torretta, ma ci pensa Jovi, quindi è il momento di pushare. Jovi dovrebbe difendere abbastanza bene. Fabio, ragazzi, riesco a colpirlo. E noi siamo... Oh, non riusciamo a togliere Jesse? Sì, l'abbiamo tolta Jesse. Bravo. Raga, è il momento di sfoderare l'orso sulla cassa. Buono, 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 buono. Sta entrando tutto, ragazzi. Fabio, colpisci Fabio, colpisci Fabio. Togli l'orso. L'orso ci fa indietreggiare, ma non lasciarli uscire. Flowers, non lasciarli assolutamente uscire. Allora, il primo deve essere difeso del primo. Ogni il primo deve difendere il primo. Io vado col push su Jesse. Raga, metto l'orso assolutamente. Vai, uno. E due, tolta Jesse, come on. No, ma raga, ci abbiamo nel primo in difesa. Ci abbiamo nel primo in difesa. Chi di 1% perisce, di 2% ferisce. 12-1. 12-1. Per accedere all'assedio. Buco se n'è andato. 400 punti stellari. E ora l'assedio con due possibilità di sconfitta. Figata. Siamo partiti con una comp che sinceramente non consiglio. C'è di mezzo Ems che non è male alla fine, ma forse ci sono comp migliori. Abbiamo trovato degli sfidanti e questa è la nostra prima di assedio. Mi ha anche laggato Penny, Ems e io con Rosa, che doveva essere il primo. Eccoli lì, ragazzi. Qui diventa un minimo complicata. Infatti c'è subito un team molto buono, raga. Qui c'è subito un team molto buono. Abbiamo perso, credo, la prima. Sandy è devastante. Dobbiamo cambiare, ragazzi. Dobbiamo cambiare assolutamente le comp. Intanto Sandy me la sono mangiata. Bull l'ho costretta a rimanere un po' indietro per il primo push. Magari non riusciamo a morire subito col primo robot, credo. Primo robot, non moriamo immediatamente. Ok, forse abbiamo un'altra life, ragazzi. Probabilmente abbiamo un'altra life. Il Bull torna indietro. Ha fatto un'ottima giocata, eh. Io devo andare assolutamente a killare. Innanzitutto Penny. Grande Flowers, attenzione. Attenzione, regà. Dovrei morire col bullone. Qua Sandy è una bomba, infatti. Abbiamo sbagliato. Serviva Sandy, ragazzi. Serviva Sandy. Serve Sandy assolutamente. Però stiamo ribaltando un po'. Non abbiamo preso troppi danni. Dal robot sarebbe top. Sapete cosa? Provare. Non l'abbiamo fatto da 5. Però loro ce l'hanno già da 5. Anzi, da 6 addirittura. Bisognerebbe, ragazzi, sapete cosa fare? Provare a fare l'ultimo. Se ci riesce l'ultimo, Ems fa ottimi danni. Però c'è sta Penny che tiene tutto a distanza. No, vabbè, Bull, raga, non ci permette neanche di avvicinarci. Giovi colpisce dalla distanza, vorrà prendermi qualcosa. Raga, no, mi è andata giù Penny. Non devi andarmi giù così, Penny, però. Non devi, Penny, lasciarci le penne in quel modo. Posso provare a prenderne almeno un altro senza lasciarci le penne. Ne ho presi, ragazzi, due. Ma sono andato. Dipende da quanto riusciamo a difendere. Se Penny va giù, 8-3, è andata la prima. Prima assedio consumata. Bravi loro, siamo sulle 5. 89, no, siamo anche sotto. Ultima chance. Dobbiamo vincerne 3 di fila. Ems non va bene, ragazzi. Ems non va bene. Dopo un sacco di change, cose sexy, eccetera, siamo finalmente con un team discretamente buono. Abbiamo di fronte una comp praticamente speculare. Io spero che Penny faccia il colpo concatenato. Il capote lì devi farmi un doppio danno, eh. Sono partiti, ragazzi, col primo robot. Sono stati molto fortunati. Ah, ok, addirittura ragazzi di livello 3. Ci hanno massacrato letteralmente. Ottimo, vai. Consumata credo anche l'ultima possibilità di win. Ci stanno devastando gli avversari. Hanno un robot da 3 con bulloni anche spawnati. Fatemi prendere subito quel bullone là che se lo prende Superstars. Niente, ragazzi, ci hanno massacrato, ragazzi. Ci hanno massacrato, mi sono venuti a prendere in 3. Maledetta assedio, modalità veramente coi piedi. Se ci fosse stata dominio, ragazzi. Va bene, abbiamo subito un sacco. Hanno già un robot, raga, non ci credo. Hanno già un robot da 3. Hanno di già un robot da 3, ragazzi. Niente, Nita è una bestia. Nita è fortissima nello stretto. Io prendo comunque un bullone. Rosa perde tutte le fight. Non riusciremo mai a concludere questa sfida. Maledetta l'assedio. Maledetta l'assedio. Se non metto io Rosa è un problema. Non mi sanno pushare questi qua, ragazzi.
Siamo sul 3-3, serve un miracolo, raga. Serve veramente un miracolo, solo un miracolo può assegnarci l'ultimo robot e fare più del... L'ha perso il bullone. Non è vero mai. Non è vero mai. Fermi tutti. Grax lo dava per sconfitto. Invece il Capote adesso sta giocando discretamente good. Siamo a 8. Ovviamente il robot l'abbiamo fatto noi, ma chiuderla a 10 sarebbe perfetto. Occhio a White Sheep. Alla pecora. È morto pure White Sheep. Forse gli ho fatto un piacere, ragazzi, a killarlo. E noi con un robot da 11 dobbiamo togliere 67 alla cassa. E io ho quasi la ulti. Se la riesco a caricare in 16 secondi possiamo anche provare a fare del danno. Ovviamente, ragazzi, vado subito sulla cassa sperando di non morire. Non ci credo, ma non è vero, ragazzi. Non è vero, raga. Godo come un riccio. Godo come un riccio. Godo come un riccio. Godo come un riccio. 13-2. Abbiamo un'altra possibilità di perdere. Godo come un riccio. Godo come un riccio. L'assedio è imprevedibile. Basta azzeccare solamente un robot. Sono random a 15.000 coppe. 8 bit. Rosa e Dynamite, veloci sulla destra. Dagli sulla destra. Bea, colpisci su... Bea, scusate. Penny, colpisci subito il bullone anche dalla nostra parte. Attenzione a Rosa. Svengo, regà. Svengo, ragazzi. Svengo, fermi tutti. Questo extra life... Ma dove mette extra life qui? Ma che te serve? Bruciato la star power subito. Allora, cominciamo come hanno cominciato gli altri. Però abbiamo visto che è facilmente counterabile la cosa. Io sono anche morto, ma tanto non è un problema. Rosa sta più del là che di qua. Se la mia Rosa va sulla sinistra... Fermi che forse ho trovato un team buono. Ma che sta a fare Rosa? Ma è matta? No, ragazzi, non ci credo. Ci regalano la 14esima. La 14esima, ragazzi. Non è vero. Io mi tengo Rosa qui, ovviamente. Ma che me frega, ma che ci importa. Allora, Dynamite, 1, 2. Non è vero, ragazzi. Match point con possibilità di sconfitta. Sto volando. Sto volando come Ernemossetto. Questi non riescono neanche a avvicinarsi. Potrei andare di ultima, me la voglio tenere, ragazzi. No, forse è meglio che la metta adesso. Meno da fare un po' di danni. Ti prego, resisti, Rosa. E anche la ultima, tranquillamente mangiartelo, eh. E occhio, meno bulloni prendono, ragazzi, su questo robot, meglio giocheremo il finale. Sono a 3. E attenzione, perché se non la chiudiamo qua potrebbe succederci la stessa identica cosa che ci è capitata nella partita precedente. Allora, l'8-bit cerco di colpirlo. Devo caricare ovviamente la ulti. Lo hanno devastato il robot, eh. Provo a lanciare una ulti, ragazzi, sulla cassa. L'ho lanciata, 1, 2, vai così, devo andare giù Rosa. Come on. Sì, 14. Ne manca una. Tutta quanta giocata random. Non succede. Ma se succede, qui non è che godiamo come ricci, ma come delle vacche. È partita subito. E la comp avversaria è particolare, eh. Non hanno né un tank. È un po' strana. Allora, io ho lasciato completamente il bullone avversario. Spero di non morire contro Mysterio. Intanto Arda Duran è morto. Il bullone lo prendo io, non l'ho preso, ragazzi, attenzione. E Spike mi ha ammazzato. Errore mio, raga, qui è mea culpa, ho giocato malissimo. Per fortuna Penny comunque riesce, credo, a prendere il bullone, quindi torno subito in avanti. Ho fatto un erroraccio, ragazzi, veramente imbarazzante. Vorrei provare a colpire. Bella, ragazzi. Ok, robot fatto noi. E preso anche un bullone per stare sul 2-1. Però l'8-bit è buono. Abbiamo visto l'8-bit fa un sacco di danni, soprattutto al robot, lo prosciuga letteralmente. Se riesco a fare un mezzo push... Mi carico la ulti, bellissimo il mortaio. Vai così, Grax, vai, vai, vai. Torna dietro subito, subito, subito. Perfetto il nostro mortaio. Il Beryl non credo ci causi problemi. Siamo già sul 2-2 con un 32 di cassa fatto e portato a casa. C'è Spike sul mid, prova a colpire. Vado di ulti, ragazzi, al momento per fare danni nel tempo. Rosa alla ulti, cerco di utilizzare la ulti, Rosa, per non morire. Ragazzi, non è vero. Non è vero, l'ho fatta. L'ho fatta random. Ok, buono il push di Beryl. Ma quella Penny come ha giocato, ragazzi, quella Penny? Indelebile, sono stanchissimo, felicissimo. All'inizio della Brawl Stars Championship non ci credeva neanche mia madre. E ora mi trovo in doppia cifra, quasi 15 vittorie. Con una possibile sconfitta, cioè, la chiudo senza aver consumato tutte le sconfitte. I miei compagni sono stati indelebili. Godo come un riccio. Certe giocate non si vedono neanche nel competitive. 500 punti. Oh my god! Sto 3 metri sopra il cielo! Abbiamo messaggi! Io li ringrazio, grazie a voi, è stato un piacere giocare con voi. E dovrei avere un messaggio, ragazzi! Eliminatorio online sbloccate, meraviglioso, tutto quanto aperto, vediamo un po' sfida il torneo. Spam, sfida superata. Ragazzi, vi chiedo un pollice, un iscrizio, attiva la campanella, codice Grax nello shop. Grax porta a casa il 15
2. Quindi anche con le statistiche, le probabilità della scorsa Brawl Stars Championship totalmente random. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao belli, un grazie speciale a Malwino Wiggins e l'altro. Ciao.